Ciao a tutti, bentornati e bentornati sul canale. Questo è un video che lo faccio da parecchio tempo ed è il video dei promossi ai gabinetti. Come sempre, chi mi segue lo sa, inizio dai bocciati. Ci ho provato a fare funzionare questa matita per sopracciglia, ma non ci siamo proprio, non scrive, cioè devo. Effettivamente all'inizio pensavo che fosse perché è un prodotto che deve essere lavorato, pensavo di doverci fare amicizia, però no. Questa matita di cui non si legge già più nulla, nonostante io ce l'abbia da poco, è di Zui. Ha la mina come piace a me. Ah, mi si è anche appena staccata, è rimasta in mano, molto bene. Ha la mina come piace a me. Rettangolare, ma è troppo dura, non c'è verso di farla scrivere senza innervosirsi fondamentalmente, perciò per me è assolutamente un prodotto bocciato e che non consiglio e non riacquisterei assolutamente. Troppo dura. È troppo complicato perché chi come me tutte le mattine si prepara per andare al lavoro non può perdere 10 minuti a fare le sopracciglia, cioè non ha senso, deve essere un gesto che fa parte della routine quotidiana del make-up, però non deve essere né un momento in cui ci si innervosisce, né un momento che appunto dovendo andare al lavoro mi porti via troppo tempo, perciò no, fatemi sapere se voi l'avete provata, e come vi siete trovate, ma dubito di leggere chissà che commenti positivi. L'altro prodotto bocciato, forse è un insospettabile, ed è la Strobe Genius di NYX. L'avete vista nel video dei rimessi in pista, l'ultimo che ho fatto, perché appunto ce l'avevo. Ce l'ho da un po' di tempo e l'avevo usata poco. Mi sono ricordata perché l'avevo usata poco. Queste polveri sono troppo grossolane. Quando le vado ad applicare sugli zigomi sono non troppo evidenti, è la grana che è troppo evidente. Riesco a farmelo piacere. Questa palette non riesco a farmela piacere. Ho provato un po' tutti i colori, ma no, probabilmente è un problema che riguarda la mia pelle. Io comunque ho una pelle non più giovane, ma non ho una pelle grassa. Anzi, sta andando sempre di più verso il secco, o comunque normale da mista che era. Perciò non credo che dipenda dal fatto che io possa avere più o meno i pori dilatati. È proprio questo tipo di polvere che a me di cui a me non piace l'effetto sul mio viso. Quindi per me questo è assolutamente un prodotto bocciato, penso proprio che lo regalerò. Non mi piace per niente. L'altro prodotto bocciato, purtroppo, decisamente purtroppissimo, perché è un prodotto acquistato a gennaio ed è anche un prodotto costoso, che per fortuna io ho pagato con un buono sconto, però comunque è un prodotto costoso, è di By Terry ed è la Precision Waterproof. È una matita per occhi che vedrete anche in un video haul di un blu veramente molto bello. Anche il packaging esterno è molto bello. Il colore è molto bello, è un blu notte bellissimo secondo me, ma quando la vado a mettere nella rima interna dell'occhio dopo un'ora mi si scioglie ed è una cosa che dà fastidio perché per bello che sia il colore, se dopo 2 ore devo avere i residui di matita in questa zona qui perché mi si è sciolta, mi dà anche un po' fastidio. Non compratela, ecco, sinceramente, no, non mi sento. Ho provato altri prodotti di By Terry con cui mi sto trovando benissimo. Questa purtroppo no, e mi dispiace tanto perché secondo me è un blu bellissimo.
Proverò magari a utilizzarla sfumata sulla palpebra mobile, però comunque non era questo l'uso per il quale io l'avevo acquistata, non era questo il mio obiettivo, perciò per me è un prodotto bocciato, anche perché francamente viene venduta come una matita waterproof, ma se mi si scioglie, io non ho neanche l'occhio particolarmente lacrimoso, se mi si scioglie francamente per me di waterproof non ha proprio niente. Un prodotto NI è una matita labbra. NI perché? Perché non è colpa della matita, secondo me, se a me fa questo effetto, però a me fa un effetto che non voglio, ovvero dopo qualche ora andarmi nelle rughette che ho e non avevo qualche anno fa proprio sul bordo delle labbra, proprio in questa zona qua. Ecco, non è colpa della matita, probabilmente io non devo usare nel contorno delle labbra matite con ingredienti naturali, o non lo so, secondo me le altre di Kiko che utilizzo, con cui mi sto trovando bene, e l'altra di Rimmel che vi farò vedere, probabilmente hanno delle cere, hanno dei siliconi, hanno delle robe al loro interno che fanno rimanere la matita ferma e mobile lì dov'è. Questa, cioè, l'unica differenza che mi viene in mente è questa. Ve ne mostro una, ma ne ho diverse di Neve Cosmetics, è una pastello. Questa è Mandragora, peraltro un colore stupendo, veramente stupendo. Ma tutte le matite labbra che ho di Neve sono tutte dei colori stupendi, guardate, cioè è meraviglioso questo colore, veramente meraviglioso. Ma purtroppo dopo qualche ora io ho la matita che si va ad insinuare tipo fiordo norvegese proprio nelle rughette, nel codice a barre, come si chiama in gergo. Quindi per me è un prodotto NI, perché diciamo che c'è un concorso di colpa, un po' è colpa mia delle mie rughette, un po' della composizione della matita, perciò non mi sento di bocciarle, perché so che molte di voi si trovano bene e non voglio trasmettere un messaggio sbagliato. Se io non avessi questo problema non succederebbe, ma ce l'ho e quindi per me non vanno bene, mi dispiace tanto, però comunque io diciamo che ho deciso di metterle come prodotti NI per questo concorso di colpa. Ed ora, strada in discesa, vento a favore, i promossi. Di alcuni vi ho già, no, credo di tutti, vi ho già parlato, ve li ho già mostrati. Però li voglio inserire in questo video proprio perché sono dei prodotti che mi hanno tanto 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 colpita. Visto che ho appena mostrato un prodotto NI di Neve Cosmetics, vi mostro un prodotto promosso di Neve Cosmetics, ed è questo questo lippino, che fa parte dei lippini. Sono dei balsami labbra, questo è Candy Soft, ma io li ho tutti e quattro, come vedete la punta è un po' violentata. E come vi ho già detto, li ho dappertutto, ne ho quattro, quindi ce li ho uno nel cassetto qui, uno sul comodino, uno nel beauty che mi porto in borsa e uno in borsa nel caso non bastasse. Mi trovo molto bene, mi lasciano le labbra morbide senza lasciare untuosità. Qualsiasi matita io vada a passarci sopra poi per truccarmi scrive senza alcun tipo di problema, ma soprattutto mi piace l'effetto idratante e ammorbidente che hanno sulle labbra, quindi questo per me è sicuramente un prodotto promosso e io mi sento di consigliarlo, perché tra l'altro essendo piccolini secondo me sono anche comodi, si mettono dappertutto. Adesso non mi ricordo il costo perché li ho acquistati a dicembre quando sono usciti, però sono contenta perché si stanno dimostrando dei buoni prodotti, non promossi, dei buoni promossi sì, dei buoni propositi no, dei buoni prodotti promossi. Allora, un altro cosmetico che mi ha letteralmente rapita e che credo valga ogni centesimo, anche se io ho avuto la fortuna che mi è stato regalato non dall'azienda ma da una mia amica
che ringrazio perché mi ha fatto scoprire un prodotto fantastico, di Byterry, quindi anche in questo caso per un bocciato di Byterry abbiamo un promosso ma cum laude, ed è la Hyaluronic Hydra Power, sbaglio sempre, Hydra Powder, Powder. Questa qui, questa è la cipria in polvere di Byterry, che è un loro best seller e c'è, come dire, non ci sono dubbi su questa cosa, è la cipria in polvere più impalpabile che io abbia mai usato nella mia vita, sparisce sul viso, ma allora sparisce, però dà delle performance pazzesche, nel senso che va ovviamente a fare l'effetto di una cipria lisciante, quindi va a dare un effetto setificante e lisciante sul viso senza seccarlo in nessun modo, e infatti è una cipria idratante, contiene acido ialuronico, non so, io non so veramente che cosa dire, se non che è davvero super 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 fina come nessuna polvere mai. Forse non mi fa impazzire l'odore, ha un odore che percepisco che svanisce subito, non riesco a capire che cosa sia, però non mi fa impazzire, c'è da dire che si sente un secondo e poi non si sente più, però è veramente fantastica, sono contenta perché sono 10 grammi di prodotto, quindi durerà una vita. Non costa poco, mi sembra che costi sui 45-46 euro, però grazie Chiara veramente, perché mi hai fatto scoprire una cipria pazzesca, veramente pazzesca. So che ci sono diverse persone che apprezzano e amano questo brand, tra le persone che mi seguono sia qui sia su Instagram sappiate che io sono totalmente d'accordo con voi per quanto riguarda questo prodotto. Promuovo anche la Graphite Eye Pencil di Defa Cosmetics. Questa mi è stata inviata l'anno scorso dall'azienda, è una matita nera per occhi, e questa matita, al contrario di quella di Byterry, non mi si scioglie assolutamente. Io la metto sempre nella rima interna dell'occhio, non mi dà nessun fastidio, non mi dà nessun problema, non si scioglie. Quindi se volete una buona matita occhi, questa è una matita nera, quindi non è che vi possa fare vedere chissà che sfumature o chissà che cosa, però come vedete ha un tratto opaco, è molto buona, mi piace, sono contenta di averla provata e di averla ovviamente ricevuta. Io questa matita di Defa Cosmetics ve la consiglio perché è veramente molto buona, ripeto, fa quello che deve fare, sta nella rima interna dell'occhio, non si scioglie e dura a tutto il giorno, è ovvio che a fine giornata non è come appena applicata, ma quale matita lo è? Forse solo quelle waterproof di Yves Saint Laurent e Wycon, dopodiché non c'è nient'altro che duri così tante ore, ma quelle hanno anche ingredienti diversi rispetto a questa, perciò questa qui io ve la consiglio. Devo promuovere questa Lasting Finish Stay On Lip Contouring Pencil di Rimmel, questa che io ho acquistato insieme a quest'altro prodotto e sono promossi tutti e due. Questa matita è performante esattamente come quelle di Kiko. Lei è la 004 Indian Pink. Spero che, vabbè, che comunque possiate vedere. Il colore è perfetto per il prodotto labbra che ho acquistato, è un bel rosa, ci sono delle punte di rosa che a me stanno bene e quindi preferisco. Questo è
Questa è una di quelle. Questa matita è perfetta, fantastica, non si muove, resta lì dov'è, tale quale alle Creamy Color di Kiko. Mi scrivete quanto costano, perché io l'ho comprata insieme al rossetto liquido, quindi non lo so, giusto per capire quando dovrò ricomprare una matita di questo colore, se ricomprare questa o una Creamy Color. Voi mi direte, l'hai appena cominciata, ce l'hai da 2 mesi, che fretta hai? Io le matite labbra le consumo tanto, perché le metto sempre, oramai ho questa abitudine di metterle sempre su tutte le labbra, quindi temperandole spesso le finisco anche spesso. Sto già finendo la seconda 320 di Kiko, sto finendo la 315 di Kiko, e io le matite le consumo. Quindi questa Lasting Finish di Rimmel London è assolutamente consigliata. In coppia con questa c'era lo Stay Matte Liquid Lip Color. Questo è un rossetto liquido che mi piace molto, che non secca assolutamente le labbra, che io non ho problemi se vado a riapplicarlo. È questo qui, e li ho comprati insieme, erano abbinati, e li ho acquistati in promozione a 9,90 tutte e due da Lilla Pois. Mi trovo molto bene, ripeto, dà un effetto soft matte, quindi non va a rendere le labbra super aride o a mostrare le righine che ci possono essere sulle labbra. Dura moltissime ore, poi se è abbinato alla sua matita è veramente qualcosa di pazzesco, tipo criptonite. Concludo con 2 concealer che con sommo piacere mi avete scritto apprezzare anche voi, soprattutto non mi ricordo il nome, perché ho anche un po' di commenti arretrati a cui rispondere, sono un disastro in questo periodo. Una persona mi ha scritto qualche giorno fa che lei ha un contorno occhi fetentissimo. L'unico concealer che non va a seccare, non va a fare righe, non va a fare effetti brutti è proprio il Dress Me Perfect di Deborah. Io ve ne mostro 2 perché sono i 2 che utilizzo. Come vi ho già detto, lo 03 Apricot lo metto come primo per andare a contrastare lo scuro delle occhiaie, e poi sopra per illuminare metto lo 01 Light Beige. Ragazze, questi correttori sono stati presi senza aspettative, perché ripeto, non li avevo mai provati, però scusate i rumori molesti, però davvero davvero non vanno a segnare, non vanno a fare effetti brutti, non seccano minimamente la zona, così come sono rimangono. Anche in questo caso, ovviamente, alle 7 di sera, se come me vi truccate alle 7 del mattino, siete proprio fresche come raperonzolo, però comunque anche se capita, a volte a me capita magari di dover uscire la sera, non avere il tempo di struccarmi e ritruccarmi, vado a riapplicare soltanto il chiaro, perfetto, non si vede niente, come se l'avessi messo in quel momento, non c'è davvero nessun tipo di problema, perciò io ve li consiglio. Da Lilla Pois costano fra 8 e 9 euro, adesso non lo ricordo con precisione. Se siete alla ricerca di un contorno occhi, se avete più o meno la mia età e non siete delle ragazzine, perciò non avete problemi di secchezza della zona, state cercando un contorno occhi con una texture come, non mi voglio ripetere, così come ve l'ho raccontata, secondo me questi potrebbero fare al caso vostro. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, noi ci vediamo al prossimo.